Salve a tutti dal vostro Mister Salpacento. Quest'oggi vi propongo un video che vuole essere anche un po' la continuazione del video. Chi ha seguito, chi segue il mio canale ha visto appunto che la scorsa settimana ho proposto un video riguardante la difesa personale a casa, che è molto, molto, molto importante. Avevo sempre il problema di dover cambiare le munizioni dei quattro caricatori che posseggo per poterli ogni volta, diciamo, adoperare delle munizioni normali anziché di quella da difesa, e quindi ho risolto questo problema con questo tipo di caricatore. Oggi il video che vi propongo è sempre correlato alla, diciamo, alla difesa a casa e nella speciale maniera cosa succederebbe se veniamo appunto, se qualcuno si introduce di notte a casa nostra e noi dobbiamo cercare di difenderci. Avevo già visto parecchio tempo fa, sia per quanto riguarda sui negozi online che appunto nelle varie armerie che cui mi trovo di solito a dover acquistare le munizioni, alcuni tipi di lampade. Questo tipo di lampade naturalmente hanno il suo costo e chiaramente non tutti hanno la possibilità di poter affrontare una certa spesa. Quindi ho cercato, diciamo, di cercare qualcosa che possa essere, diciamo, sostitutivo. Quindi con un costo, diciamo, un po' più basso, ma sostanzialmente qualitativamente anche valido. E quindi ho adocchiato questo prodotto che devo dire, appunto, in base al costo che ha avuto, presenta, diciamo, alcuni accessori molto, molto utili. Quindi arriva con delle batterie a litio che vengono ricaricate appunto con il suo caricabatteria e il suo cavetto, e soprattutto possono essere, diciamo, combinati con un tipo di supporto che appunto arriva con la sua brugolina per poterlo fissare. Io appunto già l'ho fatto. E stiamo parlando della Ultrafire, della lampada Ultrafire, con, pensate un po', 1000 lumi, 1000 lumens, e quindi veramente vi posso assicurare una lampada molto potente che non solo ha la possibilità di poter essere montata anche, vedete un po', su questo tipo di pistola che sostanzialmente è diciamo, il binario Picatinny o comunque il cosiddetto Wave Rails, e che quindi appunto vedete un po' qui. Adesso la sto montando sulla mia Sig Sauer Mosquito, tanto per farvi vedere, vedete un po', quindi anche ha il suo pulsante, vedete, il suo pulsante qui, che può essere facilmente acceso e spento una volta che voi impugnate la pistola dall'altro lato, semplicemente con la pressione del vostro pollice, quindi può essere accesa e spenta. Questo è una, diciamo, una lampada che non solo può essere applicata a questo tipo di arma, ma può essere anche comunque in qualsiasi momento diciamo, sostituita, quindi smontata. E può essere montata anche su un fucile a pompa o comunque anche modelli della piattaforma R15, e quindi sostanzialmente un enorme vantaggio rispetto a quelle piccole diciamo, lampade che vengono montate la maggior parte e che sono comunque hanno queste dimensioni, che possono sostanzialmente essere solo ed esclusivamente montate sulle pistole. Per quanto riguarda invece appunto, come ho già detto, il montaggio è semplicissimo. Si ha le sue viti, le sue quattro viti, vedete un po' che si smontano,
dove è possibile appunto il supporto può essere anche utilizzato appunto nei paesi dove questo è legale, può essere montato anche un laser. E quindi praticamente, insomma, vedete un attimino che con un costo appena di circa 50 euro, appunto convertiti, stiamo parlando di circa 70 franchi svizzeri, vi portate praticamente a casa un qualcosa che è essenzialmente utile e che appunto vi possa anche proteggere. Io a tal proposito vi avevo fatto già vedere prima come viene montato questo sulla Sig Sauer, ma l'arma dove praticamente sarà montata questa lampada sarà appunto la mia Glock 19, che è praticamente l'arma che vi avevo fatto vedere la scorsa settimana, di cui appunto avevo comprato il caricatore da 19, da 33 colpi, questa sarà sempre montata quando la pistola sarà a casa, quando non verrà con me al poligono. Sarà sempre montata qui su. Vedete, anche qui e avrà all'occasione questa configurazione. Questo vi posso assicurare che sicuramente sarà un'arma altrettanto efficace rispetto a quello che potrebbe essere comunque un fucile a pompa o comunque qualsiasi arma da difesa che voi abbiate a casa. Per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao a tutti.